Ciao a tutti, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faccio una ricetta ispirata a un grandissimo film, un film diventato cult, un film degli anni 90. Mi riferisco a Pulp Fiction. Mi riferisco a quella particolare scena di quando Jules e Vincent vanno nell'appartamento. E trovano quei ragazzi a mangiare un hamburger, il Big Kahuna Burger, appunto. Al Big Kahuna Hamburger. Al Big Kahuna Burger, dove gli hawaiani fanno gli hamburger. Quindi faremo proprio il Big Kahuna Burger ispirato a Pulp Fiction. Come vedete qui ho della carne macinata, perché gli hamburger li facciamo da zero, diciamo così, non li compriamo quelli già fatti, tanto alla fine è carne macinata. Questa è carne macinata di manzo, 100% manzo. Potete prendere metà maiale, metà manzo, tutto maiale, pure pollo e tacchino, quello dovete scegliere voi il tipo di carne che preferite, alla fine non cambia molto. Semplicemente, come vedete qui davanti, ho soltanto pepe e sale, perché sono gli unici due ingredienti che metterò qui dentro. Intanto metto un pizzichino di sale, non tanto sale perché sennò poi dopo la carne tira fuori tutti i succhi e poi comunque dopo lo aggiungeremo in cottura, e un pochino di pepe. Ok, io non aggiungo altro, impasto un attimo. Questa è, diciamo, la base per fare qualsiasi tipo di hamburger. Se vi piacesse mettere dentro della cipolla tritata, la potete mettere, dell'aglio la potete mettere, che ne so, dello zenzero o del formaggio o del peperoncino. Questa è proprio la base, uno va a proprio gusto personale. Ok, io direi che questo possa essere fatto. La mettiamo un attimo da una parte a riposare e nel frattempo ci prepariamo per fare le polpettine, diciamo, che diventeranno hamburger. Allora, qui davanti a me ho tutti gli ingredienti necessari a fare il Big Kahuna Burger del film, che poi alla fine, lo dice anche Jules stesso, è un banale hamburger, cheeseburger in questo caso. Che mangiavate? Hamburger. Hamburger, dici? Da fast food, quindi pane senza semini, ketchup, cetriolo sott'aceto e cheddar. Ok? Allora, mi sposto questi qui davanti e iniziamo intanto con il pane. Allora, lo apro perché mi serve la misura della polpettina che andremo a fare. Io uso un coppa pasta, questo di quelli regolabili. Ok, più o meno la dimensione è questa. Ok, allora il pane lo mettiamo un attimo da parte. A questo punto di cosa abbiamo bisogno? Di una bilancina. Io ho preparato un foglio di carta forno per non sporcare appunto la bilancia stessa. Accendiamo la bilancia, peschiamo la carne con la quale facciamo, diciamo, una polpettina. Deve essere di circa 100 grammi, ok? Questa è piccola, diciamo così. Perfetto, 105 grammi. Quindi questa è la dimensione di un hamburger da fast food. Quando lo farete, diciamo, magari per casa, senza fare questo tipo di panino qui, calcolate un 150-180 grammi a hamburger, appunto, a persona. Questo lo facciamo un po' più piccolo, appunto, perché deve essere, diciamo, quello che è un fast food. Aspetta che nel frattempo si è spostata, è 115, ok, adesso è 99 grammi, quindi direi che perfetto, ci siamo. Allora, come facciamo in questo momento? Io prendo la bilancia, si sposta e si spegne, perfetto. Una telettina con alta carta forno, solo per non farla appiccicare, ci metto dentro la polpetta e con l'aiuto di un cucchiaio o delle mani anche, però con un cucchiaio meno più preciso, andiamo a pigiarla, a spiaccicarla affinché diventi della grandezza desiderata. Poi dopo, quando andremo a cuocerla, la ripremeremo un po', quindi se vi sembra leggermente troppo alta all'inizio non vi preoccupate, oppure mettete meno carne. Questo è il risultato che si ottiene con veramente 2 secondi di lavoro. A questo punto sposto tutto sulla cucina e ci vediamo per cuocere questo fantastico hamburger di questo fantastico film. Eccoci, allora, la preparazione del fantastico panino ispirato a un bellissimo film, quindi Big Kahuna Burger
ispirato a Pulp Fiction. Ho messo a scaldare una padella antiaderente. Vi consiglio di fare lo stesso, avere una superficie liscia per cuocere l'hamburger, perché con quella, diciamo, ondulata, la gratella normale, la bistecchiera normale, non cuoce bene, secondo me. Mentre aspettiamo che si scaldi la padella, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettermi like, di scrivermi commenti e di farmi della pubblicità. Allora, la padella non è ancora caldissima, però ne approfitto per scaldare appena un pochino il pane. Allora, non deve cuocere molto, perché addirittura nel fast food tante volte neanche è scaldato. Ora a me proprio morbido non piace molto. Allora, il pane è caldo, ci metto subito l'hamburger che abbiamo fatto prima e mentre è ancora crudo gli diamo una schiacciatina. In questo modo non metto olio, non metto niente, perché tanto il caldo della padella farà sì che cuocia in maniera ottimale. Allora, mentre lui cuoce, cosa facciamo? Metto un po' di ketchup sul fondo del panino, poi lo rimetteremo anche sopra, ma questo mi serve soprattutto per far aderire il cetriolo sott'aceto che ho tagliato prima. Ok, questa avanza. Per far sì che non si distrugga, bisogna cercare di girarlo il minor numero di volte possibile. Quindi io direi che 2-3 volte al massimo sia veramente il numero giusto. Si dovrebbe piano piano iniziare un po', ecco, a staccare. Quando si stacca vuol dire che comunque la doratura, vedete, l'ha presa. Lo rificio un attimino, ci metto un pizzichino appena di sale, un po' l'abbiamo messo anche dentro, quindi non esageriamo, e un pizzichino appena di pepe. Ecco fatto. Mi preparo con il cheddar. Qui la cottura decidetela voi, insomma, se vi piace più al sangue, meno al sangue, è sottile così, quindi il tempo di cottura è veramente, veramente minimo. Metto il cheddar e copro in maniera tale che il calore lo faccia sciogliere per bene. Ecco fatto, spengo e ci siamo. Cheddar filante, magari li facessero così nei fast food. Allora, rimuovo il pezzettino di cheddar che mi è rimasto qui, se no continua a bruciare. Perfetto, e poi va fatta una sorta di colata così di ketchup. Questo è il ketchup che ho fatto io, ho già pubblicato la ricetta, vi rimetto qui il collegamento qualora lo voleste fare. È veramente semplice e si conserva qualche giorno, anzi il giorno dopo è addirittura migliore. E questo è il mio Big Kahuma Burger ispirato al film Pulp Fiction. Non lo assaggio io, lo faccio assaggiare a Jules. Prego Jules. Tu che hai saporito questo hamburger? Non ho resistito. Buonissimo. Il film ha ispirato la nascita in America veramente di un panino che si chiama Big Kahuma Burger. Come dicono nel film, è di ispirazione hawaiana. Pertanto il panino che fanno in America, che si chiama Big Kahuma Burger, ha i seguenti ingredienti: la carne, che adesso vedremo, pane al sesamo, cheddar, bacon, ketchup, salsa barbecue e ananas, che verrà caramellato in padella mentre cuoceremo l'hamburger. Come procediamo? Come abbiamo fatto per l'altro panino, prendiamo la dimensione del pane, questo è un po' più grande del pane, diciamo quello standard senza semini, ok, e abbiamo il nostro coppa pasta, ecco, lo metto al massimo e secondo me ci dovremmo, diciamo, più o meno essere, poi lo schiacceremo un po'. Doppio hamburger, doppio cheddar, doppio bacon e una fetta di ananas caramellato. Allora, come abbiamo fatto prima, come procediamo? Con la bilancia, e esattamente come abbiamo fatto prima, prendiamo
un altro centinaio di grammi di carne, perché dobbiamo mettere doppio, quindi conviene non andare troppo in su col peso. Ok, 100 grammi tondi tondi. Questa è una, e poi ne facciamo un'altra più o meno uguale. Poi nessuno ci viene a controllare se pesino leggermente diverse. 104 grammi. Ok, procediamo come abbiamo fatto prima. Quindi si leva la bilancia, si prende la tegliettina, il coppa pasta e la mettiamo dentro. Schiacciamo un po' con le mani e poi ci aiutiamo con un cucchiaio. Ok, uno. Ok. E due. Puliamo l'ananas. Come si fa a pulire l'ananas? Si decapita la parte sopra, si leva la parte sotto, si mette in pari e con un coltello andiamo a levare tutta la parte dura. Ovviamente il coltello deve tagliare bene. Io uso questo bisseghettato per il pane, per esempio. Secondo me è giusto. Dobbiamo fare attenzione a rimuovere tutti questi buchi esterni e facciamo delle fette. Ovviamente devono essere mangiate in un panino, quindi non si può fare una fetta alta così, la fetta deve essere abbastanza sottile. Io ci lascio anche la parte centrale, non è tanto dura questa qui. Se non vi piacesse, ci vuole quell'attrezzo per levarla, o se no una volta fatta la fetta la levate così singolarmente. Ok, per ora io direi che questo possa bastare. Allora, sposto tutto sui fornelli e ci vediamo per la preparazione. Procediamo con l'originale, diciamo quello che è diventato il moderno originale, Big Kahuna Burger in stile hawaiano, ok? Appunto come dicono anche nel film. Allora, cominciamo con il bacon, non troppo alto la padella, perché sennò brucia e non diventa croccante. Invece a noi ci piace che sia crispy, croccante. Ok, questo è bacon originale, si trova in commercio e ha un sapore un pochino più dolciastro della pancetta nostra, quindi vi consiglio di usare questo, però dovete usare quello che vi piace di più, insomma. Ok, allora il bacon direi che sia arrivato a cottura. Vedete com'è bello croccantino e ha rilasciato tutto il suo grasso. Questo grasso non andrà sprecato, perché ci mettiamo l'ananas a caramellizzare nel grasso del bacon, perché era troppo leggero se no. Questo è abbastanza dolce, non ci aggiungo niente. Se lo volete proprio caramellizzato al massimo, potete spolverarlo con un po' di zucchero di canna. Ok, l'ananas è bello caramellizzato, lo leviamo. Poi abbasso un attimo la fiamma, recupero un po' di Scottex e do una pulitina. Perfetto, mentre si abbassa la temperatura metto il pane. Anche qui la tostatura del pane è a gusto personale. Aspettate, spengo questo, ecco. A me piace un po' più tostato, specialmente nella parte interna, quindi lo tengo un minutino in più, ma questo potete anche non mettercelo, eh. Ok, direi perfetto. E questo è il pane. Ora, levo pezzettini di pane, rimetto la padella sul fuoco e andiamo con la carne. Uno, e come prima lo friggiamo un po'. Vi consiglio di provare a farli in casa gli hamburger, risparmiate anche qualche soldo sul macinato, costa meno dell'hamburger già fatto. Come avete visto ci vuole un secondo. Se non avete il coppa pasta potete semplicemente fare la polpettina, la prendete un po' con la mano e poi dopo la mettete sulla padella e la premete un po', così come sto facendo io. Adesso non verrà perfettamente tonda, ma come vedete non sono venute neanche queste, perché premendole un po' si rilassano e quindi fanno un po' la forma che vogliono loro. Ok, allora mentre la carne cuoce iniziamo ad assemblare il panino. Sposto questi, ci mettiamo sempre un po' di salsa ketchup sul fondo,
sale, non tanto, e pepe. Che si sente questa? Ok, la carne è cotta, chiudo, cioè spengo il gas, ci metto il cheddar e copro. Eccoci. Allora, questo è il primo che abbiamo messo, è il primo che leviamo. Quindi una fetta di carne, diciamo un cheeseburger, ci mettiamo l'ananas, la salsa barbecue, ok, due fette di bacon e l'altro pezzo di carne. A questo punto ketchup, il rimanente bacon, chiudiamo ed ecco qui il mio Big Kauma Burger in stile hawaiano, come lo fanno adesso negli Stati Uniti. Il problema qui è mangiarlo. Allora proviamo a vedere quanti danni facciamo. Proprio, Ero un po' scettico sull'ananas, invece in mezzo a tutto questo, diciamo questa abbondanza, ci sta bene. È buono perché poi cotto tira fuori un po' lo zuccherino, perde diciamo il sapore di frutta cruda, quindi provatelo perché secondo me è veramente interessante. Alla prossima.